punto. Terra bruciata 2, seconda 2 macchine. Terra bruciata, com'è nata questa idea? Allora, l'idea è nata dalla collaborazione con il professor Angelone, con il quale 3 anni fa abbiamo iniziato, diciamo, il progetto. E diciamo, nel corso di 3 anni abbiamo raccolto delle testimonianze e il progetto è cresciuto, diciamo, in modo graduale, per cui, diciamo, adesso siamo arrivati ad avere un'idea anche di sceneggiatura un po' più, come dire, completa, e su questa idea abbiamo basato, diciamo, il film. Diciamo che il film, come dire, la tesi centrale del film verte sul fatto che il Casertano, l'Alto Casertano, è stato praticamente nell'autunno del 1943 divenne una sorta di laboratorio nel quale i nazisti sperimentarono le strategie stragiste che poi applicarono, diciamo, nel resto d'Italia. In questo momento l'Alto Casertano è divenuto anche un laboratorio di immagine, no? Questa esperienza come sta andando qui, come si gira, la popolazione come reagisce? Ma l'esperienza, devo dire, se dovessi usare l'aggettivo straordinario non ne avrei, diciamo, perché l'esperienza è stata veramente meravigliosa. Tutta la gente del posto ha reagito in un modo emozionante. Oggi addirittura abbiamo sperimentato per la prima volta il catering, l'abbiamo chiamato folk, perché la gente del posto si è messa insieme, hanno cucinato delle cose, per cui è stata quasi una festa, diciamo, oltre, diciamo, al set, all'allegria del set. La cosa interessante è che la gente ha, come dire, partecipato con grande attenzione, rispetto, facendo silenzio quando c'era da far silenzio, esultando quando c'era da esultare, e poi la cosa ancora più interessante, se posso dire, grande partecipazione emotiva anche nella ricostruzione delle scene, in quanto la gente, soprattutto le persone più anziane, hanno rivissuto in qualche modo, diciamo, quell'autunno. Per cui anche questo è stato, come dire, al netto di tutto, una bellissima esperienza. Quando vedremo Terra Bruciata e soprattutto dove? Allora, Terra Bruciata in questo momento siamo in una, come dire, in una fase contrattuale con un ente, con un canale televisivo nazionale, del quale non parlerò ovviamente per scaramanzia. E quindi diciamo che, se tutto va bene, stagione televisiva 2013-2014, ogni momento sarà buono, perché insomma il 2014-2015 ci saranno una serie di, come dire, di settantesimi fino ad arrivare alla fine, diciamo, della seconda guerra mondiale, per cui speriamo che in questo lasso di tempo si troverà lo spazio anche per il nostro documentario. C'è un qualcosa che è venuto fuori a lavori in corso, cioè c'è qualche immagine che avete aggiunto, qualche parte anche? Che un buon 50% del film è venuto fuori proprio, diciamo, durante il work in progress, anche perché le ricerche sul territorio, diciamo, che con il film hanno ricevuto un impulso, diciamo, e quindi abbiamo approfondito molte cose, ma secondo me c'è ancora molto da fare, molto da approfondire, per cui molte delle cose che sono adesso nel film, tipo 6 mesi fa, non c'erano. Per cui sì, assolutamente sì, è probabile che prima della fine delle riprese usciranno ancora delle cose, avremo delle altre notizie. Un aneddoto curioso che è capitato e che va raccontato? Un aneddoto curioso è successo la scorsa sessione di riprese, qui è proprio a Vairano. Io il giorno prima abbiamo fatto un location scouting per le location, abbiamo avvisato tutti che il giorno dopo saremmo arrivati tipo con 15 tedeschi armati di tutto punto, quindi abbiamo detto a tutti non impauritevi, perché insomma saremo noi. A una signora non gliel'avevamo detto, per cui si è vista arrivare questa truppa di tedeschi e ha avuto il terrore, ha detto magari sono tornati, quindi questo è stato, diciamo, un aneddoto simpatico della scorsa sessione di riprese. Noi siamo Radice, un blog casertano. Ci può dare una sua definizione di radice, ecco, proprio alla luce di questa esperienza? Questo è molto interessante, perché il concetto di radice secondo me si attaglia perfettamente all'idea di questo documentario, perché in realtà, come dire, in qualche modo si possono riscoprire delle radici, perché il nostro territorio, rispetto ai fatti del 43, come dire, ha dimenticato troppo presto, in alcuni casi non ha mai conosciuto, e quindi probabilmente il documentario è un'occasione, come dire, adeguata, diciamo, per riaccendere, diciamo, i fari su questo autunno così importante per la nostra storia. Le mie radici io sono originario di Vairano. Ho vissuto 20 anni a Napoli, adesso sono 7 anni che sto a Roma, ma fondamentalmente sono un vairanese, diciamo così. Azione, ragazzi, azione. Piccola, sei una lisce.